Seconda edizione di Ora TG, bentrovati a voi tutti. Apriamo parlando di Covid, il Covid che continua dunque a permanere nella nostra prima pagina anche in questa settimana a cavallo tra Ferragosto, e rimane in prima pagina perché rimangono la Sardegna e la Sicilia, le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, anche se stabile, rispettivamente attorno al 10% e attorno al 9% la Sicilia, sul limitare quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri per lo scatto in zona gialla, dunque dall'area bianca alla zona gialla. Ma di questo si parlerà forse tra qualche giorno, nella speranza che i dati possano essere confortanti, anche se tra un po' vedremo che permane ancora alto il numero dei contagi, dei nuovi contagi nell'isola. Ma dell'insieme dell'andamento Covid nella nostra regione, proprio in questo periodo di Ferragosto, abbiamo parlato questa mattina con l'assessore regionale alla salute Ruggero. Quella appena iniziata potrebbe essere l'ultima settimana in zona bianca prima del ritorno al giallo. La Sicilia, stando ai dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, è assieme alla Sardegna tra le regioni maggiormente a rischio Covid. La nostra isola da giorni è in testa per numero di contagi in Italia e fanalino di coda per vaccinazioni. Una combinazione negativa perfetta per farci ripiombare nella morsa delle restrizioni più severe. Il rimedio, l'ordinanza urgente firmata dal governatore Musumeci per cercare di frenare il diffondersi del virus, ha per il momento alimentato solo polemiche. Oltre alla ricognizione della popolazione non vaccinata e a sedi fisse di vaccinazione nei comuni con meno del 60% di immunizzati, torna l'obbligo della mascherina all'aperto se in luoghi affollati. L'accesso agli uffici sarà consentito solo con il Green Pass e tamponi a pagamento per i non vaccinati. La stretta del governatore mira a spingere gli indecisi a sottoporsi al ciclo di immunizzazione, ma ha fatto scattare l'immediata bocciatura del garante della privacy e difficilmente porterà risultati a breve termine. Il ritorno alla zona gialla sembra dunque quasi scontato, anche se la regione tenterà il tutto per scongiurarla. La Sicilia è a rischio, come lo è la Sardegna, come lo sono altre regioni fortemente mobilitate dal punto di vista dei flussi turistici. Proprio ieri questo lo diceva il professor Bassetti. Noi in più abbiamo dei comportamenti individuali che a tratti sono inqualificabili, quindi da questo punto di vista io penso che noi siamo tutti nelle condizioni di poter spiegare ai nostri concittadini che devono essere più attenti al rispetto delle loro regole. L'ordinanza del presidente Musumeci, che mira a contenere il contagio, ha sinora però suscitato solo polemiche. Ma perché qualcuno è davvero imbarazzante, pensa di poter utilizzare dal punto di vista ideologico delle cose che invece non meritano. Ho letto che la Lega si è scagliata contro il presidente Zaia, siamo arrivati a questo. Francamente trovo risibile che tutti dei rappresentanti istituzionali che abbiano parlato non abbiano sentito di dover rivolgere invece un appello alla vaccinazione, schiena dritta, piuttosto che dire qualche parola che può magari far piacere all'elettorato. È stato però anche l'intervento del garante per la privacy. È stato indicato dal Partito Democratico, come leggono le regole. Il Presidente è stato molto morbido dal suo punto di vista perché vuole essere istituzionalmente alto. Io che sono un po' più cattivo e che faccio l'avvocato nella vita, ritengo che l'intervento del garante sia del tutto fuori luogo, che non gli sia competente la materia, e ritengo soprattutto che non si renda conto che esistono due coperture normative, quella del codice civile che riguarda le norme sulla sicurezza del lavoro e quella del decreto legge vigente che invece affida al Presidente della Regione, quale soggetto attuatore, l'adozione di misure specifiche. Torniamo a parlare dell'elevato numero di contagi, le strutture stanno reggendo per il momento? Per il momento sì, le strutture reggono, i professionisti stanno lavorando, ma io non capisco la ragione per la quale ci sia una fetta ancora forte di cittadini siciliani che sono refrattari alla vaccinazione. Aumento dei posti letto e riconversione degli ospedali sono in programma? Il ritorno al numero dei posti letto del mese di marzo penso sia indispensabile. È quello che stiamo facendo, stiamo lavorando in questo senso, ma non si può lavorare solo sull'aumento dei posti letto, quando i comportamenti individuali, basta vedere quello che è accaduto nei giorni scorsi sulle spiagge, danno la sensazione che non si sia compreso qual è la realtà.
E sono 881 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di circa 8.870 tamponi in Sicilia. L'incidenza sale ancora all'11%, ieri era al 10%, per cui la nostra regione resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 18.733, con un aumento di 697 casi, guariti 177, ma purtroppo segnaliamo altre 7 vittime, così il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sarà 6.148. Sul fronte ospedaliero adesso sono 654 i ricoverati, 48 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 71 persone, 3 in più rispetto a ieri. La situazione nelle singole province vede quest'oggi un vero e proprio boom, purtroppo, di contagi: Siracusa 261, poi Palermo 184, Catania 181, Isola Felice pare, Agrigento con 3 nuovi contagi e Caltanissetta con 4 nuovi contagiati dal Covid-19. Rimaniamo in ambito sanitario, ma parliamo d'altro. È stato inaugurato questa mattina il rinnovato pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Ecco il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, ristrutturato e ammodernato il vecchio padiglione che ospita il reparto di emergenza e urgenza. Entrerà in funzione giovedì prossimo. Il servizio in questi giorni continuerà ad essere garantito nei locali attualmente impiegati, ma intanto stamani la struttura è stata inaugurata dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. I lavori, per un importo complessivo di 1.200.000 euro finanziati dall'assessorato regionale nell'ambito del piano di adeguamento delle aree di emergenza, hanno interessato una superficie di oltre 1.200 metri quadrati, realizzati una nuova camera calda con annessa zona di bonifica, una spaziosa area triage con sala d'attesa e percorsi dedicati per codici bianchi-verdi e codici giallo-rosso, due sale visita e un'ampia zona rossa per la gestione delle emergenze. Nuova anche l'area destinata alla gestione dei codici rosa per le donne vittime di violenza, una zona che garantisce il rispetto della privacy e della riservatezza delle pazienti, con accessi separati. Migliorati anche gli standard operativi della struttura, con due ampie sale riservate all'osservazione, breve intensiva e nuovi ambienti per il personale. Tutti gli impianti tecnologici sono stati rifatti e adeguati. Fondamentale la ristrutturazione delle reti dei gas medicali e degli impianti termomeccanici. Il nuovo pronto soccorso è inoltre dotato di sistema di videosorveglianza. Questo è un momento importante per tutta la comunità di Acireale. Siamo orgogliosi di vivere questo momento, che è frutto di tanti sacrifici, di tanto impegno da parte dei medici, da parte di tutti i settori dell'ASP di Catania. Saremo in ragione di poter ospitare tutti con la massima professionalità in ambienti veramente idonei. I lavori continuano? I lavori continuano, dobbiamo migliorare e ristrutturare ulteriormente alcuni altri plessi dell'ospedale e speriamo di poter dare una struttura importante a questo territorio. Di altissimo livello adesso anche gli standard alberghieri, e tutte le porte d'accesso alle zone di intervento sono elettronicamente controllate. Potenziato il parco tecnologico e strumentale, a benedire i locali il vescovo di Acireale Antonino Raspanti, presenti il direttore generale dell'ASP di Catania Maurizio Lanza, i direttori amministrativo e sanitario Giuseppe Di Belle e Antonino Rapisarda, il sindaco di Acireale Stefano Ali e i primi cittadini dei distretti di Acireale e Giarre. È un grande risultato, si ampliano notevolmente le dimensioni del pronto soccorso, nuove tecnologie, nuovi spazi, questo darà più servizi alla comunità e siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, voluto nell'ambito di una strategia regionale, voluta dall'assessorato, dal signor Presidente, per il potenziamento di tutti i pronto soccorsi della nostra regione. Adesso bisogna potenziare anche dal punto di vista del personale? Il personale, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, è una criticità, ma non è un problema ovviamente solamente regionale, è un problema nazionale legato a una carenza di produzione da parte delle scuole di specializzazione. Alcune aree sono critiche come quella del pronto soccorso, confidiamo in rapidi interventi che possano dare soluzione a questo problema che riguarda tutta la nazione. Il pronto soccorso è il reparto più importante, perché è il reparto che ti permette di salvare la vita. Perché pochi secondi, andare al Cannizzaro, cambiano fondamentalmente le cose. Quindi avere una struttura di primo intervento che funzioni, che sia dotata di personale, che sia attrezzata modernamente, è un aspetto fondamentale, perché su tutto il resto si può anche spostare. Una volta si parlava di Fontana Rossa, del miglior ospedale di Catania, oggi non è più così.
E l'ospedale di Acireale si pone all'avanguardia anche in questo reparto. In corso di realizzazione anche una nuova struttura autonoma e indipendente nell'area sud-ovest del nosocomio, che collegherà il pronto soccorso tramite un ascensore monta le tighe con i reparti e con un servizio TAC dedicato. Quest'opera è stata appaltata dal soggetto attuatore del commissario delegato per l'emergenza Covid per 1,5 milioni di euro e andrà ad integrarsi con il nuovo pronto soccorso, il cui progetto esecutivo è stato curato dall'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria provinciale Etnea. Cronaca: un 28enne di Vittoria di origini tunisine è morto la scorsa notte in un incidente stradale ad Acate, nel Ragusano, sinistro che ha coinvolto due vetture. L'uomo, che stava rientrando a casa dopo aver partecipato alla sua festa di addio al celibato, si sarebbe dovuto infatti sposare domani a Tunisi, era a bordo di una BMW serie 3 che poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Ford Focus con a bordo 5 persone di Acate. Il 28enne è morto sul colpo, 3 i feriti, una ragazzina di 15 anni che ha avuto una prognosi di 30 giorni e i genitori della ragazzina, che sono stati giudicabili guaribili in 8 giorni, indaga la polizia stradale di Ragusa. Incendi ancora in Sicilia, non per fortuna in numero elevato così come nei giorni scorsi, ma focolai che in alcuni casi hanno anche richiesto l'intervento del Canadair. Intanto il Codacons adotta una linea dura contro chi picca gli incendi, ma anche contro la pubblica amministrazione, chiedendo risarcimenti. Mentre la Sicilia continua a bruciare, sebbene il numero dei roghi sia vistosamente calato rispetto a qualche giorno fa, le immagini si riferiscono ad un incendio in corso questa mattina in località Gravà di Castiglione di Sicilia, che ha richiesto l'intervento dei Canadair, degli elicotteri, della forestale per lo spegnimento delle fiamme, che per ore hanno scatenato l'inferno in uno dei polmoni verdi più ricchi della parte dell'isola che si estende tra il catanese e il messinese. Il Codacons, per parte propria, ha lanciato una class action in favore di tutti i residenti delle zone coinvolte da roghi per chiedere fino a 10.000 euro di risarcimento per danni materiali e ambientali. Da oggi è infatti disponibile sul sito dell'associazione il modulo attraverso il quale i siciliani possono presentare la propria nomina di parte offesa alle procure di riferimento e chiedere fino a 10.000 euro ciascuno di indennizzo in relazione ai danni materiali e morali subiti a causa degli incendi e alla distruzione dell'ambiente e del territorio di residenza. Il Codacons ha presentato pure un'istanza alla regione siciliana per conoscere quali interventi l'amministrazione abbia messo in atto per prevenire e impedire gli incendi che anche quest'estate stanno devastando il territorio, e quindi la nuova iniziativa tesa a tutelare i cittadini ingiustamente danneggiati, che potranno chiedere il giusto indennizzo in sede penale nei confronti dei responsabili dei roghi, siano essi soggetti privati che hanno appiccato gli incendi o enti pubblici colpevoli di omissioni e negligenze sul fronte degli obblighi di legge. Minacciando le vittime, per lo più giovanissimi, con un collo di bottiglia rotto e uno sfollagente, la notte di Ferragosto avrebbero rapinato degli smartphone alcuni frequentatori della spiaggia di Marina di Ragusa. Sono un 17enne che diventerà maggiorenne tra pochi giorni e un 19enne che sono stati arrestati dai carabinieri. Sono stati riconosciuti dalle vittime e trovati in possesso di 4 telefoni cellulari. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di accoglienza. Il maggiorenne è stato posto agli arresti domiciliari. Andiamo a Catania, vigilia di festa di Sant'Agata d'estate oggi, vediamo. Un impeccabile sistema organizzativo con file di devoti ben distanziati, accompagnati ai varchi di ingresso e di uscita della cattedrale di Sant'Agata, ha evitato assembramenti con i folti gruppi turistici che stamani hanno letteralmente invaso Piazza Duomo a Catania. Polizia, carabinieri, volontari, vigili urbani, personale all'opera per garantire sicurezza al via. Oggi i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, le cui spoglie mortali arrivarono da Costantinopoli 895 anni fa, era il 17 agosto. Domani la solennità delle celebrazioni in un contesto pandemico che ne ha stravolto i canoni tradizionali. I serpentoni di devoti, ma anche di cittadini e turisti ordinati in questo tour spirituale al cospetto delle reliquie, il velo, la mammella, i femori, le braccia e i piedi. È un abbraccio vero e proprio. Ci è stata data la possibilità di esporre interamente il corpo di Sant'Agata. Le reliquie sono esposte all'altare maggiore, la partecipazione è abbastanza buona. È ovvio che il 17 agosto, per come il 16, il 17, per come le conosciamo in forma tradizionale, e la mattina non è stata mai così partecipata all'apertura del sacello.
In questo momento non c'è apertura del sacello, consideriamo che l'anno scorso non si è potuto fare niente se non semplicemente accostarsi alla cappella per pregare. Quest'anno ci è stata data la possibilità di esporre le reliquie e la partecipazione posso dire che è stata maggiore. Praticamente si accede da via Raddusa e si entra nel secondo, dalla parte del secondo cancello della villetta, si arriva fino alle terme achilliane e si entra alla navata di Sant'Agata, si arriva fino al transetto, si passa davanti al transetto, si venerano le reliquie, c'è la possibilità di potersi sedere nella navata centrale per un momento di preghiera, un momento personale. E poi si riscende fino alla porta centrale, si risale dalla navata del Santissimo e si esce dalla villetta. La mattina aprirà alle 8 fino all'1, all'1 tassativamente dobbiamo chiudere perché poi la questura deve sgombrare la piazza. Dopodiché alle 18 si cominceranno le aperture del sacello per tirare fuori il busto reliquiario, successivamente poi Sua Eccellenza l'Arcivescovo presiederà la messa. E alla fine ci si attiene con gioia e con serenità, ho visto che la gente con serenità partecipa a questo momento, viene a pregare, si ferma in chiesa a pregare, ne ha tutta la possibilità e sarà così fino a questa sera alle 21 e poi domani ancora dalle 8 fino alle 13. Poi domani sera invece è il momento della celebrazione eucaristica e purtroppo ancora una volta deve avvenire a porte chiuse e che segnerà un po' la conclusione di queste celebrazioni estive nella speranza che il futuro possa essere migliore. E proseguiamo perché Sant'Agata è certamente la festa più importante della città di Catania, la festa della patrona sia a febbraio, periodo tradizionale, ma anche in questo periodo di agosto. Parte importante della festa sono i devoti che dovranno vivere anche questa estate, è una festa davvero particolare, vediamo. Lacrime e preghiere dei devoti radunatisi stamani in cattedrale a Catania per omaggiare Sant'Agata. Una breve sosta per chi ha deciso di seguire il percorso studiato al fine di contenere il numero di contagi da Covid-19. Altri invece nelle panche delle navate per invocare protezione. Un momento di raccoglimento composto a cui hanno partecipato in massa. Le restrizioni per la pandemia non riescono a scalfire una fede così profonda che ancora i catanesi alla Santa Patrona. Ma guardi, è unica perché pensavo proprio questo, il fatto che ci siano i resti, le reliquie, è ancora più bello. Dal busto, anche se c'è la reliquia di Sant'Agata, c'è la teca cranica, però viene attratto da tutti quei gioielli, da tutte le cose. Qua invece, vedendo queste spoglie, è una funzione. Non si può descrivere, è una cosa molto, molto interna. Nonostante le restrizioni? Non ho nemmeno la forza di parlare, scusi. Diciamo che in un momento così di restrizione. L'anno scorso non l'ho vista e quindi già vedere le reliquie è molto... Ma non ho la forza, scusate. It's a problem we are not for here. No? We are tourists. Where you come from? From Romania. Do you like the festa di Sant'Agata? Yes. Tutto bene. Sant'Agata sta andando bene e vedo la gente contenta. Sono contento pure io. Il fatto che ci siano delle restrizioni è comunque giusto. Giustissimo, va bene, è stata ben organizzata e io sono devoto, sono molto contento. Ecco, nonostante diciamo i percorsi obbligati, c'è tantissima gente che risponde. Sì, sì, sta rispondendo molta gente, si vede che Sant'Agata è voluta bene. Il giorno che precede la festa di Sant'Agata di Mezzagosto, tanti devoti che vengono a renderle omaggio. Sì, e deve pregare per noi, Signore. Ecco, qual è la sensazione, l'emozione che ha provato? Bella, bella, sto molto emozionata. Si è temuto che non ci potesse essere anche questo, solo questo momento, con le restrizioni del Covid? Sì, si sente tantissimo, però pregate per i miei nipoti, che deve smettere questa cosa.
Torniamo in cronaca. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante a Catania hanno arrestato un incensurato di 21 anni perché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sorpreso in sella ad una nuova e-bike city dove raggiungeva appunto in sella alla bicicletta elettrica nei pressi di via Padova dei clienti, di cui due minorenni, per consegnare loro in cambio di denaro delle dosi di marijuana. Dopo aver fermato nelle immediate vicinanze gli acquirenti con ancora in tasca la droga, i carabinieri hanno bloccato e perquisito sul posto il pusher, trovandogli addosso 11 dosi di marijuana. Quindi la perquisizione nell'abitazione, che ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 850 grammi di marijuana, 16.800 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Vigilia di Ferragosto movimentata per la polizia locale di Catania, che ha colto in flagranza di reato a ridosso di Villa Pacini un borseggiatore che era anche percettore del reddito di cittadinanza. Gli agenti hanno bloccato l'uomo per aver messo in atto un furto con destrezza ai danni di una signora, alla quale dopo essere stata seguita alcuni metri aveva sottratto di soppiatto il portafoglio dal carrellino porta spese. Il malfattore è stato immediatamente bloccato, per lui sono scattati gli arresti domiciliari. È stata inoltre attivata la procedura per la revoca del diritto di cittadinanza. Rimaniamo a Catania, il palazzo di via Bernini ancora nel degrado, era pubblico, poi passato ai privati, ma la situazione al momento non pare essere mutata. Topi, spazzatura, degrado, bivacco e malaffare. A pochi passi dal centro siamo davanti al complesso di palazzine di via Bernini a Catania. Storica struttura comunale andata in rovine, da qualche anno venduta a privati. Decisione questa che avrebbe dovuto segnare una rinascita per l'intera struttura, riportando decoro nella zona. E invece così non è mai stato. Quotidiane le sollecitazioni dei residenti, stanchi di vivere davanti ad una mega discarica accessibile a chiunque, pericolante e meta anche di malintenzionati. La richiesta del consigliere del secondo municipio Andrea Cardello all'amministrazione comunale affinché solleciti interventi ai titolari. Non si tratta solo di una questione sanitaria, ma soprattutto di sicurezza pubblica. Assolutamente sì, il degrado c'era prima e il degrado è rimasto. Vediamo il Palazzo Bernini totalmente puntellato e pericolante, ma nonostante tutto è accessibile. Sono state messe delle transenne, ma sono qui solamente per abbellimento a questo punto, perché le persone possono passare e possono entrare dentro la struttura in maniera serena e tranquilla. E come possiamo ben vedere, sotto i portici si è creato un vero e proprio dormitorio con delle stanze, con dei bagni e con delle camere da letto. Io vengo chiamato circa 2-3 volte al mese dai residenti della zona, chiedendo spiegazioni e chiedendo che tempistica ci vorrà per ripristinare un po' di decoro in questa zona. Lo stabile è venduto a privati, il comune può solamente sollecitare i privati nel mettere in sicurezza tutta la struttura, nel chiuderla quantomeno e renderla inaccessibile alle persone. I privati fino ad ora non hanno dato risposta. A questo punto chiedo al sindaco di spingere ancora di più e di cercare di risolvere il problema, perché qua è veramente pericoloso, a parte il fatto che non si parla solo di un problema di degrado, ma qua si comincia a parlare di sicurezza pubblica, perché molte persone hanno lamentato il fatto che passando qui la sera vengono tra virgolette aggredite dalle persone che dormono qui sotto i portici, per cui qui parliamo di sicurezza degli abitanti della zona, e su questo non possiamo tergiversare. Vediamo anche resti di bottiglie di alcolici, quindi questo è un'ulteriore problematica. Certo, perché infatti il problema scaturisce anche da questo, perché le persone che vivono qui si ubriacano, fanno un eccessivo uso di alcolici e diventano molesti nei confronti dei residenti della zona, che devono passare da questa strada volendo o nolente per andare nelle proprie abitazioni. Molte volte già abbiamo chiesto un intervento e finora l'amministrazione è stata sorda. Speriamo da settembre che, ripeto, il sindaco cambi marcia e cerchi di attenzionare, ma quantomeno di contattare i privati nel far recintare tutto e di coprire tutto questo, almeno affinché non si veda dalla strada.
E poi ecco, parliamo di una zona particolarmente centrale, no? Perché siamo praticamente su Viale Vittorio Veneto, quindi una zona in di Catania, che purtroppo però si presenta in questo stato. Esatto, appunto, non siamo in periferia, siamo al centro di Catania. Possiamo vedere che 150 metri dietro di noi hanno montato la famosa ruota panoramica, e proprio per montare questa ruota l'amministrazione si è adoperata a riqualificare immediatamente nel giro di un paio di giorni tutte le zone limitrofe. Che non si fermi lì, che continui fino a qui, che faccia altri 150 metri indietro e riqualifichi anche questa zona, perché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ancora cronaca, 6 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione di Catania, in prossimità dello svincolo per Catenanuova. Pare che un pulmino Fiat Ducato in maniera autonoma si sia schiantato autonomamente contro il guardrail, quindi si è bloccato lì. Purtroppo sono arrivati i soccorsi che hanno estratto dalle lamiere, 6 persone, di cui una è stata trasferita in codice rosso al Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la squadra dell'ANAS oltre alla polizia stradale. Gli altri feriti sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Enna e di Paternò. Si cerca di capire la dinamica del sinistro. Al momento si parla di incidente autonomo, solamente con protagonista purtroppo in negativo questo Fiat Ducato. Andiamo adesso a Riposto, meglio nella frazione di Torre Archirafi, nella frazione a mare di Torre Archirafi, frequentatissima. Ebbene, c'è chi ha trovato pure il tempo però di danneggiare il piccolo parco giochi che era meta importante per i tanti bambini appunto che in questi giorni frequentano Torre Archirafi. Effetto del caldo che fa saltare gli equilibri mentali o becero vandalismo fine a se stesso, il danneggiamento di alcuni giochi installati nel piccolo parco comunale di Torre Archirafi, realizzato proprio per consentire ai più piccoli di trascorrere qualche attimo di serenità e gioia in sicurezza, ha lasciato attonita la comunità di Riposto. Quasi con scientifica metodologia del danneggiamento, i giochi sono oggi inservibili in quanto pericolosi perché messi fuori uso. Si tratta di un bene pubblico realizzato con i contributi dei cittadini, soldi praticamente gettati al vento per mano di chi non ha trovato di meglio da fare se non che prendersela con i più piccoli, anche se in maniera indiretta. L'amministrazione provvederà per come possibile al ripristino, ma si tratta sempre di un gesto di disamore e vandalismo, e non è normale che in un paese civile anche i giochi per i più piccoli debbano essere presidiati per paura di atti vandalici. Intanto è partita la caccia al responsabile, anche con la visione delle immagini di videosorveglianza posizionate in zona dai privati. Che non ha nessuna giustificazione, secondo me non appartengono all'essere umano. La gente che ha fatto queste cose non si può neanche annoverare tra le bestie, si può annoverare soltanto incivili, incostanti, che non hanno avuto infanzia, che non hanno conosciuto amore, non conoscono bambini, non conoscono nulla, perché per fare un atto di questo non c'è nessuna giustificazione. La più profonda inciviltà è dimostrata in questo. Queste sono delle parole che vorrei che arrivassero all'orecchio di questa persona, a cui sono disposto a dirglielo in faccia, perché sono gente inqualificabile. Comunque noi piano piano ripristineremo, ma non possiamo fare sempre costantemente andare a inseguire quello che è l'inciviltà che si viene manifestata sul nostro territorio. Tutti dobbiamo vigilare, tutti dobbiamo vigilare il nostro paese. Pugno duro dunque. Quello che mettiamo sul territorio, più squadre per osservare, per tutelare, ma soprattutto facendo passare un messaggio anche attraverso i mass media di dire che la distanza, la prevenzione, la pulizia, il rispetto all'ambiente è quello che noi ci troviamo per avere una città sicura, accogliente, a dimensione turistica. Oggi dalle ore 16 alle ore 22 per 3 giorni consecutivi a Palazzo Vico c'è la vaccinazione aperta a tutti, non c'è bisogno di prenotazione, anche questa è prevenzione.
Rieccoci in studio per una notizia arrivata in redazione durante la pubblicità. Con provvedimento adottato dal Presidente della Regione Siciliana e dal Capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, preposto come soggetto attuatore per l'emergenza Covid, è stata disposta, in attesa delle risultanze dell'avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali, la temporanea sospensione dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente Musumeci circa l'accesso dell'utente agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico. Stiamo parlando dell'ordinanza che tanto ha fatto parlare e discutere a cavallo di Ferragosto con provvedimenti restrittivi adottati dalla Presidenza della Regione per evitare la diffusione della pandemia. Tale provvedimento dunque di sospensione relativamente all'accesso nei pubblici uffici si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sulla medesima disposizione che costituiranno l'oggetto delle indicazioni richieste in merito al Garante. In merito dal Garante, così una nota della Regione Siciliana. Con questa notizia noi ci salutiamo, termina infatti qui la seconda edizione di Ora TG, la prossima domani alle 14. Buon proseguimento di serata a voi tutti. Le previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 17 agosto in Sicilia. Cielo sereno con sottili velature. I venti saranno deboli al mattino con rinforzi sullo Ionio nel pomeriggio e a sera. I mari poco mossi, mossi nel pomeriggio il canale di Sicilia e il Tirreno. Le temperature in rialzo ovunque con punte maggiori nella zona catanese, siracusana e ragusana. Caldo afoso nella parte interna dell'isola.